Nel pomeriggio di venerdì il comune di Montecorvino Rovella ha accolto una delegazione della polizia di Sesenarz, cittadina tedesca gemellata con il centro picentino. Un'occasione per sviluppare un legame non solo simbolico con la città tedesca, a 12 anni di distanza dal patto di gemellaggio. L'importanza che abbiamo dato come nuova amministrazione alla città di Sesen, ma soprattutto al gemellaggio, di non farlo praticamente ridurre a quello che è un gemellaggio simbolico, ma far sì che ci sia uno scambio effettivo tra le culture, quella italiana e quella tedesca, uno scambio commerciale sia dell'artigianato e artistico tra il comune di Montecorvino e quello di Sesen. Il nostro lavoro è iniziato da giugno, questo è stato il primo incontro con la delegazione della polizia locale di Sesen. Faremo in modo da far crescere il gemellaggio, appunto inteso come scambio culturale. Un momento importante, un momento di crescita per la città di Montecorvino Rovella, un momento di confronto tra la polizia municipale di Montecorvino Rovella e quella di Sesen, ma è un momento di confronto anche tra l'amministrazione comunale, i cittadini con l'esperienza tedesca. Con la delegata e con l'amministrazione comunale ci proponiamo nei prossimi mesi, nei prossimi anni che governeremo questa città, di partecipare maggiormente, di incrementare questo gemellaggio con uno scambio di culture con i giovani, con i meno giovani e con le attività produttive e commerciali del paese. Importantissimo per il gemellaggio, per i tuoi comuni, adesso per la polizia che è venuto qui, però speriamo di portarlo più avanti, di portare il gemellaggio molto più in alto, come è stato voluto sempre dall'inizio, tra il scambio di culture in prima dei bambini e dei ragazzi, come già abbiamo fatto. Purtroppo è rimasto un poco per la via, però speriamo di continuare questo, di far venire moltissimi bambini e altre persone a Sesen, come far arrivare i nostri persone di Sesen a Montecorvino. Cosa si può immaginare per il futuro di questo gemellaggio? Un gemellaggio delle scuole, per me sarebbe il massimo, perché dobbiamo creare un ambiente più omogeneo, si chiama. Visto che la politica adesso sta andando in una via, sia in Germania seppure in Italia, una via non tanto confortevole con le altre nazioni, dobbiamo rimpararci che altre nazioni non sono né meglio né peggio di noi. E questo si impara solamente quando si scambiano le culture, quando si parla e quando si sta insieme.